Mi ricollego proprio per dire qualche numero, cioè i beni confiscati sono oltre 11.000, di cui un migliaio di aziende, quindi potete immaginare veramente il lavoro che richiede l'amministrazione, la gestione, come anche ricordava prima il direttore dell'Agenzia del Demanio, di questi beni, soprattutto si tratta di aziende, perché l'importanza, diciamo, di questa della sottrazione dei patrimoni alla criminalità organizzata ha tre effetti in particolare. Uno è sottolineare la presenza forte dello Stato in ogni parte del territorio, non ci sono zone neutre dove lo Stato non interviene con rigore, toglie risorse economiche fondamentali alla criminalità organizzata e restituisce al territorio le ricchezze, le risorse che possono a questo punto essere investite invece per la crescita delle comunità locali. E la difficoltà, voi ricordate che sostanzialmente tutta questa normativa inizia a entrare ancora all'inizio degli anni Ottanta, quando il fenomeno della mafia imprenditrice, no, viene finalmente definita, si definiscono le fattispecie giuridiche e si inizia ad aggredire i beni. In questi 30 anni la criminalità organizzata ha pensato tutti i modi di poter sottrarre i propri beni all'attacco dello Stato e quindi anche in questo caso, come in tanti altri, è una rincorsa continua per riuscire, no, a contrastare questi tentativi. Uno di questi, per esempio, è l'iscrizione di ipoteche sui beni. Ecco, proprio uno di questi beni, il bene di Ceparana, a lungo, no, non si poteva destinare perché aveva delle ipoteche. Naturalmente non c'è nessun soggetto che si prende un bene sottoposto a ipoteca, perché poi un domani può darsi che l'ipoteca venga in qualche modo, no, richiesta e tu ti trovi a dover rimborsare il capitale che in qualche modo era. E questo era uno strumento che veniva utilizzato proprio dalla criminalità per sottrarre i beni all'attacco dello Stato. Con la nuova normativa si è fatto un lavoro, molto ancora viene fatto, sia dal punto di vista proprio per avere lo strumento legale per opporsi, e quindi con la cancellazione delle ipoteche. Era famoso il caso di Dalcasse in Sicilia, dove sistematicamente si concedevano prestiti con garanzia sui beni confiscati, con i beni che potevano essere confiscati. Quindi non soltanto la cattiva fede dell'operatore finanziario che faceva queste operazioni, quindi non si preoccupava, no, della figura del richiedente il prestito, ma c'erano anche il discorso quindi non soltanto gli strumenti normativi, ma anche proprio con la collaborazione tra tutti. Questo sia, appunto, ripeto, con il mondo finanziario, ma direi anche con la società civile, perché l'altro problema che c'era sul riutilizzo dei beni era che nessuno, in molte regioni d'Italia, era difficile trovare chi ne assumesse questa responsabilità, perché evidentemente se una caratteristica dell'organizzazione mafiosa è l'intimidazione ambientale, cioè quindi la capacità, no, di costringere a comportamenti per il semplice fatto di avere questo potere di intimidazione. Immaginate chi è che uno che prende una, anche se non ha la casa, sfrattato, che dorme in una caverna, che accetta di andare in social housing, no, nel bene confiscato al mafioso, semmai del posto. E in questo devo dire la collaborazione con le associazioni, con il volontariato, è stato sicuramente un elemento importante. In quelle terre soprattutto, sapete, per esempio, la grande collaborazione che c'è tra lo Stato, il Ministero dell'Interno e le varie agenzie nazionali, con associazioni come Libera, che proprio sul recupero delle terre confiscate hanno reso possibile l'ultimo passaggio che dicevo, cioè come i beni di provenienza illecita possono servire ad arricchire il territorio e a far, diciamo, rinascere anche queste zone. Quindi è diciamo, una collaborazione che, anche grazie diciamo, alla costituzione dell'agenzia, che a questo punto ha una capacità di intervento a 360 gradi, quindi anche sotto questo profilo sicuramente più adeguato anche alla capacità delle organizzazioni criminali di inventare
continuamente delle nuove modalità per sottrarsi, credo che appunto sia un nuovo strumento che è stato messo in campo, che insieme all'esperienza che già l'Agenzia del Demanio aveva maturato, che l'autorità giudiziaria e i custodi giudiziali avevano maturato, riesce a dare un'ulteriore spinta, e quindi diciamo che già dal mese di marzo ad oggi sono stati destinati 317 beni, questo a livello nazionale, con uno sguardo poi complessivo anche alle strategie di riutilizzo di questi beni e quindi anche a una loro effettiva, soprattutto all'uso e all'utilizzo di questi beni, che è l'altro passaggio importante. Se ci fermassimo solo alla presa in consegna dei beni, sostanzialmente non avremmo raggiunto il risultato. Ecco perché poi per i beni che prende lo Stato, quindi il miglioramento delle condizioni alloggiative per i carabinieri a Ceparana, e per noi il miglioramento anche della gestione pratica degli uffici, vorrei dare la parola al sindaco di Ameglia in modo che possa un po' illustrare il progetto del Comune di Ameglia, che, come ricordava prima il dottor La Rosa, questo del social housing è una delle destinazioni che trova qui in Liguria, nella nostra provincia, credo un notevole successo, questo anche grazie allora alle politiche che si riescono a fare per la casa e che hanno nei beni confiscati un appoggio, uno strumento per potenziare la risposta a un grave problema sociale come quello della casa. Sì, grazie, eccellenza. Prima di tutto mi faccia sottolineare che il valore fortemente simbolico di questa operazione, che ci fa capire che, voglio dire, laddove uomini dello Stato combattono per sconfiggere questo cancro che esiste in Italia, si possono raggiungere risultati che poi vanno a beneficio di tutta la collettività, e quindi il valore di questi uomini, di questi magistrati, di queste forze dell'ordine che combattono per arrivare a questi risultati deve essere sempre evidenziato. E certamente questo valore simbolico diventa poi concreto nel momento in cui poi serve magari anche a risolvere dei problemi che ci sono nelle comunità. E uno di questi problemi che oggi attanaglia l'Italia, così come la nostra provincia, è quello della casa. C'è un minimo di, voglio dire, dal mio punto di vista umano, ecco, mi fa anche capire che la mafia può essere anche vicino a noi, laddove non te lo aspetti, che non è un fenomeno legato a tre regioni in Italia, ma che ci deve far riflettere anche questo, perché l'esistenza di immobili, di attività, di beni nei nostri territori vuol dire che a me come cittadino, voglio dire, un minimo di preoccupazione ha dato. È evidente che noi cosa abbiamo fatto in questo? Abbiamo aderito all'iniziativa di social housing nell'ambito dell'accordo quadro tra regione e comuni della provincia della Spezia, e quindi abbiamo previsto in pratica la suddivisione di questi immobili in tre unità abitative, in collaborazione diciamo con l'ARTE. Ci sarà un contributo regionale di 51.000 euro. La quota restante di lavori sarà a carico di ARTE, e con questo noi potremo dare risposta a famiglie disagiate o a giovani coppie, a seconda della situazione che si trova nel territorio ameliese, e credo che se vengono rispettati i tempi che vi siete, ci siamo dati, cioè che entro la fine di novembre la firma dell'accordo quadro tra Regione, ARTE e ente capofila, che per quanto riguarda la provincia della Spezia è il comune capoluogo, poi la fine di dicembre e gennaio la stipula della convenzione tra comune di Ameglia ed ARTE, entro l'inizio dell'estate prossima l'inizio dei lavori, possiamo forse traguardare alla fine del 2011 proprio la realizzazione completa di questi tre alloggi per poter poi fare il bando. E quindi io di questo sono, voglio dire, sento anche la responsabilità, voglio dire, perché oltre al valore simbolico è una di quelle situazioni in cui l'ente locale e un amministratore pubblico si trova a dover gestire un bene che è frutto, voglio dire, di una lotta da parte di uomini valorosi, quindi questo
mi rende anche particolarmente orgoglioso del lavoro che svolgo. Io riprendo la parola proprio per significare veramente l'azione che viene, che accompagna il sequestro, la confisca, la destinazione e il riutilizzo. Parte da chi riesce a individuare e svolgere con attenzione le indagini, parte dal territorio che aiuta anche a evidenziare queste attività illecite e poi coinvolge veramente decine di persone sul territorio nazionale che sono gli amministratori dei beni, sono i custodi, sono i comuni che si impegnano ad utilizzarlo, sono le associazioni. Ecco perché, per esempio, tra le iniziative che l'Agenzia per la gestione dei beni confiscati ha avviato, per esempio, c'è un master d'accordo con l'Università di Palermo, credo che sia, proprio per la preparazione, la formazione di coloro che poi andranno a gestire, seppur provvisoriamente, questi beni. In modo particolare mi riferisco alle imprese, ecco, insisto molto su questo perché occorre tenere presente che ci sono veramente imprese con grandissimi volumi di affari che vengono confiscati e la cui chiusura rappresenterebbe una vittoria per la mafia, perché vorrebbe dire che soltanto l'economia illegale è in grado di garantire a quei territori lavoro, occupazione, reddito, e che invece è una battaglia quella che va vinta e va vinta con l'impegno di tutti. Ci sono beni che sono ancora occupati dai familiari o dai parenti degli stessi autori di questi delitti spaventosi. Riuscire a liberarli è un segno di giustizia, è un segno che la legalità prevale, e credetemi, questo non avviene, non è difficile liberare questi beni solo al sud, è difficile a volte liberarli anche al nord, e quindi è un impegno che ciascuno per la propria responsabilità porta avanti, ma sul quale, questa è la ragione anche di questo incontro, riteniamo che soltanto con una presa di coscienza forte della società si possa effettivamente vincere.